Buon ragazzi, benvenuti a un nuovo vlog. Oggi voglio parlare di un argomento che mi sta particolarmente a cuore e ci siamo tutti dentro, ovvero YouTube. Io ormai sono circa 4 anni che sto su YouTube, no? Presso a poco. Perché? Perché sto su YouTube? Beh, diciamo che per me, prima del 2012, YouTube serviva a vedere le sigle dei cartoni e ad ascoltare musica. Tutto il mondo degli YouTuber, dei video, dei creators, per me non esisteva, non lo conoscevo. Poi il mio migliore amico aprì un canale, Francesco Sanseverino. Se non lo conoscete, seguitelo e iscrivetevi al suo canale, dove faceva make up e faceva delle live dove ogni tanto mi invitava e quindi la gente iniziava a conoscermi e sentire e dire: ma che cosa fai? Io avevo già fatto delle piccole cose di doppiaggio all'epoca, sai, di Naruto, altri personaggi di Yu-Gi-Oh! E così via. E poi cominciai a essere ospite nei video di Francesco, dove mi truccava, mi ha truccato da Majin Buu, da piccolo, da Lizard, da due facce. Sono stato un po' sua vittima. Poi cosa succede? Arriva il mio amico Paolo Cellammare. Paolo Cellammare, con la sua testa piena di idee, mi fa: creiamo un canale nostro. Cosa nasce? Nasce Cotto e Frullato. Nel 2013. Se non conoscete Cotto e Frullato, andatevi a iscrivere. Nasce Cotto e Frullato, nasce tutta questa visibilità data da questo canale stranissimo dove io cucino e frullo in grembiule. Poi la storia si evolve, arrivano che i babbari, muoio, torno da altre dimensioni e così via. Tra l'altro a breve uscirà il film. Seguite il canale di Cotto e Frullato e la pagina Facebook per rimanere aggiornati. Cotto e Frullato, come dicevo, mi ha dato tantissima visibilità. La visibilità è la parola giusta, perché sono diventato un volto, ho avuto un aspetto. Prima ero solamente una voce. Ero solamente una voce dei cartoni animati, della televisione, delle pubblicità. Mi ha fatto diventare anche un corpo, un aspetto, un viso, no? Mi ha fatto conoscere. E il mio lavoro è cambiato. Non tanto quello del doppiaggio, che comunque si è evoluto nel corso del tempo con i ruoli sempre più importanti, ma è aumentato il mio lavoro, perché poi sono subentrate tutti i vari eventi che riguardano YouTube, le ospitate alle fiere del fumetto. Io, vabbè, sono ospite alle fiere del fumetto anche come presentatore delle gare cosplay da tantissimi anni ormai. Ma si è aggiunta il discorso YouTube, si è aggiunto il Cotto e Frullato live show, che è una figata pazzesca. E diciamo che YouTube mi ha regalato tante belle cose. Tra l'altro il mio canale attuale, che è questo qui, perché io un giorno me lo sono ritrovato con un sacco di iscritti, perché lo usavo per commentare video di Cotto e Frullato, e ho detto: sai che faccio? Faccio qualcosa, creo qualcosa anche di mio. Infatti sono contento se state guardando questo video. Ci sono stati dei momenti bellissimi durante il corso di questi anni di YouTube, soprattutto conoscere gli altri YouTubers, conoscere gli altri creators, conoscere persone che creano contenuti su questa piattaforma. La differenza tra me o comunque gli altri rispetto a voi che seguite YouTube è il fatto che voi comunque li conoscete come creatori di contenuti. Io li ho sempre conosciuti come persone e ho imparato a distinguere questa cosa. Ci sono YouTuber che io conosco bene come persone, ci vado d'accordo, ci esco, ci vado a cena fuori, ma magari non ho mai visto un loro video perché trattano cose che non mi interessano. Questo per dirvi che sono una persona che scinde molto il lavoro, o comunque quello che è una passione, una dote che si ha, applicativa alla persona che poi è in sé. E io mi ritengo molto fortunato ad aver conosciuto tante persone che fanno parte di questo mondo di YouTube. In 4 anni devo dire, ragazzi, che mi sono state regalate tante emozioni, tante cose belle, tante cose fighe, tante cose divertenti. Anzi, le voglio elencare in 5 cose. Ma prima di dirvi queste 5 cose, lo sapete già, voglio ringraziare Prozis, che è il mio sponsor e che mi ha permesso di fare questa serie di video. Prozis tratta di alimentazione, alimentazione sana, cose buone. Tanto credo che farò dei video dove vi insegno qualche ricetta con i prodotti di Prozis. E integrazione alimentare per la palestra e non. Se acquistate da Prozis, utilizzate il codice sconto MERLUZ10, che vi permetterà di avere il 10% di sconto. Questa, per esempio, lo sponsor Prozis, è una delle cose che sono arrivate grazie a YouTube, a Instagram, a Facebook, a tutti i social che mi hanno permesso appunto di avere una visibilità, un volto e un aspetto, non solo una voce. Ma ora i 5 momenti più belli che mi ha regalato YouTube. Sicuramente fra tutti la Bomba Night Show. La Bomba Night Show è stata la proiezione al cinema dell'ultima puntata della prima stagione di Cotto e Frullato. Perché Cotto e Frullato, sì, non è un video di ricette, è una web serie. Understands? E mi ricordo che fu una figata pazzesca, perché c'erano tutti questi ragazzi che vennero anche da fuori Milano per vedere la proiezione dell'ultima puntata di Cotto e Frullato. Prima c'era tutta la stagione, tutta la prima stagione, e poi l'ultima puntata. Fu divertentissimo, c'eravamo io, Paolo, Patrizio, tutti quelli del cast di Cotto e Frullato, più tutti i ragazzi che vennero a vedere. E fu un'emozione molto molto forte. Sicuramente, come dicevo prima, conoscere persone che poi sono diventati amici, cioè non solo altri creatori. Le collaborazioni nascono anche per questo. Nelle collaborazioni nascono amicizie, ed è una delle cose bellissime che mi ha regalato appunto YouTube. Poi un'altra cosa molto bella è la stima delle persone che mi seguono, perché quando ti segue qualcuno che apprezza realmente quello che fai, quello che dici, quello che trasmetti come persona, è una bella soddisfazione. C'è chi mi segue per il doppiaggio, chi mi segue per Cotto e Frullato, chi mi segue per la palestra. Diciamo che ci sono tanti tipi di persone che mi seguono.
scrivono. Perché magari posso parlare di tanti argomenti, ma quando queste persone a un certo punto ti scrivono: Maurizio, mi hai motivato, ho perso 20 kg da quando ti seguo, Maurizio, quando guardo Cotto e Frullato in un periodo triste mi viene tanto da ridere e mi tiro su il morale. Oppure un ragazzino pochi giorni fa mi ha scritto: Maurizio, ma tu sei la voce della mia infanzia. Io mi sono detto: ma com'è possibile che io mi sento ancora piccolo, come faccio a essere la voce dell'infanzia di qualcuno? E invece questo c'aveva 17 anni, guarda cartoni da 10 anni, io lavoro da 10 anni e tra One Piece, Yu-Gi-Oh, Naruto e cose varie io l'ho accompagnato, insomma. Quindi diciamo che diventare visibile e dare la possibilità agli altri di interagire, come di scrivermi, è una cosa molto 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 bella. Un'altra cosa bella che mi ha dato YouTube è stata mettermi alla prova come persona. YouTube ti dà tanta visibilità, ti dà tanti fan che capiscono quello che fai, ma ti dà tanti fan che non capiscono un cazzo e che ti idolatrano per partito preso. Ce ne sono tantissimi. E quello che secondo me, io parlo soggettivamente, è una cosa bella è che io sono sempre il solito cazzone. Cioè sono sempre uguale, sono sempre io. Per chi mi conosce nella vita reale sa che io sono così. Dico quello che penso e parlo come sono. Posso risultare antipatico, ma non me ne frega un cazzo molte volte. A differenza di altri che magari, che conosco, che mi hanno detto, che comunque ho avuto anche a che fare, si sono un po' montati la testa. Adesso si guarda tantissimo i numeri. Io non ho i numeri di altri grandissimi YouTuber, per carità. Ci sono YouTuber che sono rimasti loro stessi, ma ci sono anche altri che si sono montati la testa. Quindi quello di cui sono contento e che mi permette di ringraziare YouTube è di avermi messo alla prova su questa cosa e avermi fatto capire che magari è successo, anch'io a un certo punto mi stavo montando la testa, però ragazzi, YouTube è anche un grandissimo divertimento, è un gioco e rimanete sempre voi stessi. È una frase del cazzo, però è vera. Al primo posto, un'esperienza fantastica, ovvero l'anno scorso c'è stato il crowdfunding per la raccolta fondi del film di Cotto e Frullato Z. Durò 40 giorni come Gesù nel deserto. E fu veramente una grande prova per noi, per i nostri iscritti e anche per YouTube, perché comunque fondamentalmente siamo stati la webserie che in Italia ha raccolto la cifra più alta, ovvero 41.000 euro, grazie alla donazione di più di 1.900 iscritti, che hanno reso possibile appunto la realizzazione del film, che è in uscita, ragazzi, è in uscita. Stiamo organizzando il maggior numero di proiezioni in Italia per venire dappertutto, magari se non siamo proprio nella vostra città, siamo a un'ora di macchina, ma credetemi che ne varrà la pena di farsi quell'ora di macchina. L'ultimo giorno del crowdfunding, che è stato il 24 aprile dell'anno scorso, ci fu una live lunghissima di Paolo. No, ho detto male, ragazzi. Non si fa con la vecchia Romagna. Paolo! Si fa con la... Paolo! Cosa è successo? Oddio, cosa è successo? Ce l'abbiamo fatta! Grandi! Bravi, ragazzi! Siete pronti a festeggiare con me questo grande successo? E vai! Come Rocky rimonta e si vince! Io ero al Comic Con di Napoli e al Comic Con di Napoli vendevo i poster e le cose di Cotto e Frullato per far sì che quello che raccoglievo io poi avrei messo nel crowdfunding, così come è successo a Pescara. E ragazzi, vedere gli iscritti, comunque le persone che venivano da me la sera che poi sarebbe finito il crowdfunding, mi dicevano: amore, a quanto stiamo? Capito? Non a quanto siete, a quanto stiamo? Dove siamo arrivati? Perché si crea una sorta di famiglia, una sorta di comunità, di gruppo, no? Ed era molto 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 bello e quello mi ha fatto veramente apprezzare il lavoro che io, Paolo e gli altri abbiamo fatto nel corso degli anni con Cotto e Frullato. E come ho detto, il film sta per uscire. Non è un film prodotto da una grande casa di produzione, non è un film mandato in 300 sale al cinema con gli youtubers, è un'autoproduzione prodotto da noi e dagli iscritti che hanno reso possibile questo nostro progetto e che noi non deluderemo manco per il cazzo. Se volete avere informazioni sul film che sta per uscire, seguite il canale di Cotto e Frullato e la pagina di Cotto e Frullato. Se volete vedere il mio culo nudo, seguitemi su Instagram, lo trovate in grafica da qualche parte, o sulla pagina Facebook. Quindi ragazzi, bomba, ci vediamo al prossimo vlog dove non so cosa dirò, ma lo farò.